Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, benvenuti tutti i nuovi iscritti. Se sei capitato qui per caso e questo video ti piace, mi raccomando iscriviti così non perderai i prossimi video. Allora, oggi partiamo con una serie di video nuova, nel senso che proprio io non ho mai fatto video di questo genere. Però siccome mi sembrava carino parlarvene ed era giusto comunque secondo me inserire tutte le cose che mi piacciono nel mio canale, volevo inserire appunto un nuovo tipo di video che si chiama, come avete visto dal titolo, libri che ho letto, e vi dirò appunto, vi descriverò un pochino un libro che ho letto, un libro, una serie di libri comunque, e vi dico anche cosa ne penso, se mi è piaciuto, se non mi è piaciuto, eccetera eccetera. Allora, oggi vi voglio parlare della serie, e dico serie perché sono più di un libro, che si chiama The Selection. Allora, partiamo subito dal primo libro, che è questo qui, si chiama appunto The Selection, l'autrice è Kiera Cass, e adesso vi faccio anche vedere gli altri due libri, perché adesso parleremo, in realtà sono più di tre, però la serie delle Selection sono tre. Poi ci sono ancora altri due libri che però, diciamo, sono ambientati ancora più avanti nel tempo, e poi ci sono dei libri che implementano un pochino, descrivono un po' i personaggi, ok, però la vera storia è qua. Cioè, la vera storia nel senso che questa è la prima storia, poi c'è ancora i due libri che appunto, come vi dicevo, sono avanti nel tempo. L'ordine preciso è The Selection, The Elite e The One. E praticamente se leggete il primo sicuramente comprerete gli altri due, perché oltre al fatto che comunque il primo un po' finisce in modo che vi introduce già un pochino all'altro e di conseguenza al secondo sul terzo, io vi consiglierei di comprarveli già tutti e tre se doveste andarli a comprare. A me è stato un caso che li ho presi tutti e tre insieme ed è andata bene così, perché finito uno partivo subito con l'altro e così. Allora, di cosa parla? In poche parole parla, innanzitutto è ambientato molto molto nel futuro e negli Stati Uniti, però che non si chiamano più Stati Uniti. Non vi dico, diciamo, non vi voglio raccontare troppo della storia perché sennò poi spoiler, non va bene. Comunque, si tratta di una storia basata su un futuro molto lontano, in una monarchia negli Stati Uniti, dove c'è questa ragazza che è una musicista, è un'artista, e viene chiamata per partecipare a una selezione al Palazzo Reale, una selezione per diventare la moglie del principe. È una selezione in stile proprio reality show, quindi con le telecamere, con i giornalisti, e queste ragazze che verranno poi selezionate vivranno a palazzo finché il principe non ne sceglierà una che sarà poi la sua moglie, la sua fidanzata, la sua futura moglie. Questa ragazza non è molto propensa ad andare a palazzo perché innanzitutto è innamorata di un altro, e poi perché lei è una ragazza semplice, non gli piacciono gli aristocratici, non gli piace la vita aristocratica, non gliene frega proprio niente, e quindi lei non vorrebbe andare. Alla fine si fa convincere a compilare questo modulo per iscriversi, per poter partecipare alla selezione, e viene presa. Viene presa insieme ad altre 35 ragazze. Quindi io non vi dico di più perché se no vi racconto il libro, però è veramente bello, veramente mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Prima ho letto anche altri libri scritti bene, innanzitutto questo Scorrono, che è una meraviglia. Io vi dico solo che questi tre libri li ho letti in 3 giorni e mezzo, non riuscivo a staccarmi, non riuscivo proprio a staccarmi. Infatti è stata una cosa molto particolare. Comunque, sono scritti benissimo, è scorrevole, il linguaggio è semplice,
Proprio ti prendono tantissimo, ti immergi tantissimo nella storia. Tra l'altro, questi libri comunque hanno fatto moltissimo successo. Questa autrice ha fatto un mega successo grazie a questi libri e io ve li straconsiglio veramente. Mi sono piaciuti moltissimo e quindi mi sentivo di cominciare, grazie a questi libri mi è venuto in mente di cominciare questa rubrica per parlarvi appunto dei libri che leggo e niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, scrivetemele qui sotto. Se avete domande sui libri, se volete sapere qualcosa, non lo so, magari qualche domanda sulla storia, qualche domanda perché magari sareste interessate a leggerlo ma non siete ancora sicuri, scrivetemi tutto nei commenti, io vi rispondo sicuramente, cioè io rispondo sempre se mi si fanno delle domande. Quindi io vi ringrazio tanto per aver visto questo video, spero che questa nuova rubrica vi piaccia, quindi fatemelo anche sapere qui sotto nei commenti, mettetemi un bel pollice su se questa nuova rubrica vi piace e niente, vi mando un bacione grande, alla prossima, ciao!